Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Luca Comunian, responsabile del marketing di BNP Paribas. Stasera sono in compagnia con Gabriele Belelli, educatore finanziario. Gabriele, ci senti e ci vedi? Sì, ti sento, ti vedo. Buongiorno Luca, buongiorno soprattutto a quelli che ci stanno ascoltando da casa. Benissimo. Infatti mi unisco ai tuoi ringraziamenti e direi partiamo subito presentando quella che è poi la scaletta di questo webinar. Quindi partiremo subito con Gabriele che farà un overview del mercato per vedere appunto dove siamo rispetto al contesto economico dal punto di vista macro piuttosto che tecnico, politico. Gabriele, lasceremo poi a te ovviamente gli aspetti più rilevanti del contesto attuale. Dopodiché ci concentreremo su l'offerta prodotti, in particolare ovviamente Certificate di BNP Paribas, perché nel mese di aprile, soprattutto a metà aprile e a fine aprile, quindi recentemente, nelle ultime settimane, abbiamo emesso due importanti, almeno per noi, gamme di prodotto, in particolare dei certificati di investimento. Abbiamo una gamma che si focalizza su sottostanti ESG e quindi che va a toccare tutto il tema della sostenibilità, e invece l'ultima gamma emessa l'ultima settimana di febbraio riguarda invece una serie di prodotti su sottostanti bancari. Al quale diciamo, vogliamo dare un po' di rilievo e comunque parlarne perché era un po' dopo la sospensione dei dividendi, tutto quello che è successo sul mondo banche l'anno scorso, era diventato un po' difficile emettere e quindi da ora siamo riusciti a tornare sul mercato con questi prodotti su sottostanti bancari e quindi ci piaceva presentarvi tutta la nostra offerta. E lasceremo ovviamente nel corso del webinar, ma anche alla fine, ampio spazio per le vostre domande, a quale ovviamente cerchiamo di rispondere per quanto possibile, o eventualmente anche poi, se qualora non riuscissimo, ci possiamo sentire in separata sede a seguito del webinar. Insomma, lasceremo tutti i nostri contatti che probabilmente già avete, ma non fa male ripetere, ovviamente. A questo Esatto, punto io. possiamo già spoilerare Luca se vuoi che oltre a oggi noi saremo insieme anche giovedì prossimo, il 13 maggio, che sarà una puntata, io la definirei speciale perché fondamentalmente andremo a trattare tutte quelle che sono le classiche domande che i risparmiatori si fanno, sia quelli neofiti che quelli magari anche un po' più già con le mani in pasta nel mondo dei certificati, quindi andremo a trattare tutto il tema, non so, ad esempio, ne butto giù due, giusto per farci capire, il famoso discorso, no? Quando comprare il certificato, entro quale data comprare il certificato per poter incassare la cedola, quindi andremo a fare chiarezza facendo proprio degli esempi, degli schemi, no? Su qual è la data di rilevazione, la record date, la data di pagamento, eccetera, eccetera. Faremo, non so, magari anche degli esempi, una cosa molto interessante è quella legata come si chiama? All'effetto airbag, quindi che cosa succede se a scadenza si verifica l'evento barriera su un certificato airbag? Insomma, tutte queste domande che sono molto utili per comprendere le caratteristiche del prodotto, le tratteremo poi insieme giovedì prossimo, quindi mi raccomando, segnatevi in agenda anche questa data. Ok. Sì, grazie mille Gabriele per averlo infatti ricordato e direi a questo punto, anzi ti rilascio la parola così possiamo partire con l'overview dei mercati. Sì, perfetto. Allora, in sfondo cosa c'è? Il mio schermo, il tuo? Allora, ora ti posso mettere come redattore. Eccoci. Ok, perfetto. Adesso chiedo conferma, dovresti vedere il mio schermo se non sbaglio. Lo metto in modalità di presentazione. Dico bene? Fermo, sì, si vede. Perfetto, aggiudicato. Allora, oggi parleremo di certificati a capitale condizionatamente protetto. In particolare ho selezionato una tipologia di cash collect di cui andremo a parlare. Allora, il punto di partenza, no, di oggi, 5 minuti giusto per fare una panoramica su quella che è la situazione attuale dei mercati
finanziari, quindi diciamo così, un cappello introduttivo. Allora, da un punto di vista operativo, io sono alcune settimane che predico prudenza fondamentalmente sui mercati, perché fondamentalmente quando vedo che abbiamo l'azionario americano, faccio un passo indietro, qui troviamo un grafico in sfondo con due grafici, uno sopra l'altro. Il grafico di sopra è l'indice azionario S&P 500, quindi il principale indice americano, ma anche il principale indice mondiale, quello che di fatto è il leader e quindi detta la linea poi per tutti gli altri mercati azionari mondiali che lo seguono, no? In un effetto domino, a rialzo o a ribasso a seconda della sua tendenza. Sotto abbiamo il VIX, che non è altro che l'indice della volatilità collegata all'S&P 500. Il VIX è chiamato anche indice della paura perché il suo valore tende ad aumentare durante le fasi di debolezza del mercato azionario. Quindi dicevo, vi facevo vedere questo grafico ed è qui che nasce, diciamo così, uno dei vari indizi che mi porta a essere prudente oggi sui mercati, perché quando vedo che l'azionario è sui massimi storici e o comunque su un massimo di periodo, in questo caso ci avvicini, vedete, ai massimi storici, e la volatilità è sui minimi, ecco che occorre drizzare le antenne, perché abbiamo detto che la volatilità non l'abbiamo detto, te lo dico adesso, la volatilità è ciclica, quindi alterna situazioni in cui è particolarmente compressa, come in questo caso, a situazioni invece in cui è in aumento, è in espansione, raggiunge un picco e poi diminuisce. Ecco, nelle fasi in cui in genere cresce e tende a raggiungere un picco, abbiamo in genere una fase di alta volatilità e una conseguente fase di debolezza sul mercato azionario. Quindi attenzione, perché una volatilità particolarmente bassa, accompagnata a un mercato sui massimi, dovrebbe indurre prudenza, perché si potrebbe verificare una correzione. La stessa indicazione, più o meno, la ricaviamo da questo secondo grafico che rappresenta il ratio tra l'indice Eurostoxx 50 e il VSTOXX, che è il suo indice della volatilità. Il ratio che cos'è? Sono queste candele, vedete, colorate o di grigio oppure di blu o di rosso a seconda dei momenti, dopo ve lo spiego nel dettaglio. Il ratio, dicevo, non è altro che un indicatore sintetico, quindi che non esiste in natura, ma che viene creato dividendo e rapportando tra loro che cosa? Il valore dell'Eurostoxx 50 col VSTOXX, che è il suo relativo indice della volatilità. Dalla divisione, diciamo, matematica di questi due valori, creiamo una nuova serie storica. Questa nuova serie storica noi la possiamo analizzare e in particolare qui ve la analizzo alla luce delle bande di Bollinger, fondamentalmente della volatilità. Queste non sono proprio le bande di Bollinger, le ho create io, ma sono comunque un indicatore di volatilità. Quindi le vado ad analizzare alla luce della ricerca di situazioni di eccesso. Quando abbiamo una situazione di eccesso ribassista, quindi l'indicatore che chiude su base settimanale, vedete, sotto la banda inferiore, in automatico, vedete, la candela si colora di blu e siamo di fronte a situazioni di buy opportunity, cioè siamo di fronte a situazioni in cui sui mercati azionari è opportuno cominciare magari affrazionando il capitale, comunque ad effettuare degli acquisti. Al contrario, invece, quando abbiamo delle chiusure, vedete come in questo caso superiori alla banda di sopra, quindi la banda superiore, ecco che invece abbiamo una situazione di eccesso rialzista. Qui è esattamente il contrario, sono situazioni in cui gli operatori devono diventare guardinghi, devono diventare prudenti da questo punto di vista. Quindi questo è un altro modo per descrivere la situazione che abbiamo visto in questo primo grafico. Qui la vediamo a Wall Street e qui di nuovo la vediamo invece in salsa, diciamo così, europea. Però le indicazioni di massima che si ricavano sono le stesse. Anche qui, vedete, abbiamo avuto 3 settimane consecutive di eccesso rialzista, poi sono un paio di settimane che il mercato ha corretto e rallentato, però vedete che siamo ancora nella fascia alta di oscillazione. Quindi, dal mio punto di vista, occorre essere prudente sui mercati in questo momento. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che stiamo entrando nella fase, diciamo così, sfavorevole dal punto di vista della stagionalità. Quante volte abbiamo sentito la famosa frase sell in May and go away, no? Una frase molto citata sui mercati finanziari e in genere la classica frase che diciamo così divide in due gli investitori, quelli che credono a questa stagionalità e quelli che invece dicono che questa stagionalità è frutto, non so, di una leggenda metropolitana, eccetera. E per rispondere a questa domanda, cioè per capire se effettivamente esiste quindi una stagionalità favorevole e una stagionalità sfavorevole invece, quindi ribassista, per i mercati azionari non resta altro che andare a testare questa strategia, quindi andare a fare dei test matematici per dare la parola ai numeri. I numeri sono oggettivi e quindi ovviamente per andare a testare sui numeri bisogna andare a capire come si può declinare questa frase, no? Sell in May and go away, quindi
Quando sei arrivato a maggio, che cosa fai? Vendi e vai in vacanza, fondamentalmente questo sarebbe il concetto. Che vuol dire che la stagionalità, no? I mesi successivi a maggio, maggio compreso, dovrebbero essere improntati alla debolezza. Questa frase viene interpretata generalmente dicendo: ok, da maggio compreso fino a settembre compreso, abbiamo una stagionalità non propizia per i mercati azionari. Al contrario, invece, quello che va da ottobre a aprile compreso è una stagionalità favorevole. Andiamo quindi a testare che cosa? Una strategia che prevede, ecco qui non mi ero dimenticato di aver messo questa slide, chiedo scusa. Quindi vedete qui in questa slide che cosa abbiamo? Abbiamo dagli anni 50, scusate, eccoci qua, dagli anni 50 ad oggi la suddivisione, vedete, mese per mese di come si è comportato in questo caso l'indice S&P 500. E possiamo vedere che, vedete, la seconda parte dell'anno, e quindi quella che qua vedete da ottobre a dicembre, tende a essere positiva, come tende a essere più o meno positiva anche la prima parte, vedete, che va ad aprile, con alcuni mesi, vedete, in particolare aprile, ottobre, novembre, dicembre, particolarmente positivi. La parte invece che va da maggio a settembre, vedete, la troviamo sicuramente meno propizia. L'unico mese estivo che in genere in realtà è rialzista e positivo per i mercati, vedete, è luglio, però indicativamente, vedete, maggio è neutro, giugno è negativo, agosto e settembre tendono a essere negativi. Quindi dicevo, andiamo a testare una strategia che fa una cosa molto semplice. Dice: quando arriviamo a ottobre e a ottobre abbiamo la prima seduta di mercati aperti, compriamo, manteniamo la posizione fino all'ultima seduta di mercati aperti del mese di aprile e poi vendiamo. Applicando questa strategia, noi otterremmo questa equity line. L'equity line non è altro che l'andamento, diciamo così, del nostro portafoglio se avessimo replicato dall'inizio questa strategia. Vedete, questa strategia è stata applicata dagli anni 60 ad oggi, quindi abbiamo uno storico particolarmente ampio, fondamentalmente. È stata testata con un capitale fisso di 20.000 dollari a operazione senza reinvestimento degli utili. In questo caso, vedete, non c'è stop loss, non c'è nulla, semplicemente compro la prima seduta di ottobre e vendo l'ultima seduta del mese di aprile. Vedete che abbiamo un equity line che sale in modo abbastanza regolare. Ovviamente qui c'è una fase di appiattimento, qui c'è stata una fase di drawdown fondamentalmente, ma storicamente vedete che è un equity line che ha un andamento crescente. Se andiamo a vedere lo strategy report, quindi i numeri più precisi del nostro dettaglio, che cosa troviamo? Beh, troviamo, vedete, che questa strategia, ripeto, siamo partiti da 20.000 euro capitale fisso operazione, abbiamo avuto un guadagno, vedete, di 100.000 euro, ma non è tanto questo che è importante. È più importante il profit factor, ad esempio, cioè per ogni dollaro messo nel piatto, quanti dollari mi sono tornati indietro. Più è alto questo valore e più la strategia è valida, diciamo così. In questo caso abbiamo, vedete, un profit factor di 5,24 che, fidatevi di quello che vi dico, è un dato assolutamente robusto, assolutamente positivo. Abbiamo avuto, vedete, 61 anni di test, quindi 61 anni in cui la strategia è stata testata, vedete, ha avuto una profittabilità del 73%. L'average trade, cioè il guadagno medio su 20.000 dollari a operazione, è stato, vedete, di 1.650 dollari. Sicuramente vedete numeri assolutamente positivi, però qualcuno potrebbe obiettare: beh, visto che il mercato americano è sempre salito storicamente, è molto probabile che testando compra ottobre e vendi ad aprile otteniamo un'equity line positiva. Questa domanda maliziosa lascia intendere che se noi andassimo a testare la strategia anche tra maggio e settembre compresi, dovremmo avere anche in quel caso un equity line crescente, perché tanto il mercato è sempre salito. Benissimo, andiamo a testare anche questa seconda versione che dice: compra la prima seduta di mercati aperti di maggio e vendi l'ultima seduta del mese di settembre di mercati aperti. Ecco che otteniamo questa equity line, che fa abbastanza schifo, no? Per usare un termine non tecnico, ma giusto per capirsi. Sarebbe una strategia che non avrebbe fondamentalmente guadagnato soldi. Sì, se noi guardiamo il dato numerico, avremmo 6.000 euro in più, ma dopo 60 anni di mercati. I risultati, vedete, non sono particolarmente robusti in questo caso. È vero che c'è una buona profittabilità, c'è una profittabilità, in questo caso intendo di stagioni in cui si è conclusa col segno più. Vedete, il 67% delle volte da maggio a settembre abbiamo il segno più, però è un segno più talmente scarso come average trade e talmente avaro di profit factor che di fatto
rende la strategia, diciamo così, non profittevole. Vedete queste liquidity line che non tradisce. Ho preso da un sito internet un altro test fatto in modo simile a quello che ho fatto io. Che cosa cambia? Cambia che qui abbiamo il test dal 1950 ad oggi, quindi 10 anni in più di storico, e la strategia è stata testata in modo leggermente diverso. Se vi ricordate, io l'ho testata da ottobre ad aprile compresi. Qui il sistema la prende da novembre ad aprile, quindi di fatto non compra nel mese di ottobre e ritiene ottobre un mese ribassista. Quindi che cosa fa questa seconda strategia che vi sto facendo vedere, che però arriva alle mie stesse conclusioni? Dice, proviamo a testare due strategie, una che compra la prima seduta del mese di novembre e vende l'ultima seduta del mese di aprile, e abbiamo, vedete, questa linea gialla che è crescente, molto simile, vedete, a quella che vi ho fatto vedere qui in questo momento. E la seconda strategia invece è quella di dire, quando arriviamo a marzo, la prima seduta compro e mantengo fino all'ultima seduta di mercati aperti di ottobre. Otteniamo, vedete, queste equity line azzurra celeste, che è decisamente molto meno performante, molto meno sexy, diciamo così, da questo punto di vista. Quindi la stagionalità sui mercati finanziari esiste. Questo cosa vuol dire? Che arrivato il mese di maggio dobbiamo correre a vendere l'azionario? No, assolutamente no. Bisogna semplicemente diventare più guardinghi. Guardinghi vuol dire lavorare magari con un money management più prudente, vuol dire ad esempio monitorare con attenzione gli stop loss, fare attenzione ai trailing profit, magari alzarli su quelle che sono le posizioni in essere. In tema invece di certificati, che è l'argomento di oggi, e quindi fra un attimo arriviamo proprio al tema centrale, facciamo esempio, eccetera, cosa significa? Beh, significa andare a privilegiare quei certificati che hanno ad esempio una barriera discreta, quindi attiva sulla scadenza, possibilmente una barriera profonda, possibilmente anche un effetto memoria della cedola. E perché no? Se fosse possibile, dopo vi faccio vedere due esempi, anche l'airbag a protezione. Da un punto di vista operativo non c'è dubbio che barriera discreta e profonda, cedola con effetto memoria e opzione airbag, diciamo così, che sono il non plus ultra della sicurezza, o del minor rischio, che forse è più corretto da dire, per il risparmiatore. Quindi vedremo un attimo tutti questi dati oggi. E a te, Luca. Sì, grazie Gabriele. Allora io partirei forse magari allora presentando la prima emissione delle due che presenteremo, che è quella su di fatto i sottostanti bancari, e poi ci spostiamo su. Ti do lo schermo. Poi continuiamo sull'altra. Perfetto, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, ricollegandomi anche al tuo ovviamente discorso, noi quello che abbiamo cercato di sviluppare, adesso siamo in un momento in cui stiamo emettendo con molta frequenza, una o due volte al mese, quindi stiamo cercando di evolvere e sviluppare la gamma ovviamente in questo senso. Da inizio anno abbiamo emesso, questa è una slide riepilogativa che uso spesso per far vedere un po' qual è lo spettro, no, delle varie possibilità quando si parla di cash collect. Da inizio anno noi eravamo partiti con gli airbag, fine dell'anno scorso avevamo fatto due emissioni di premi fissi, di cui una è già praticamente tutti i prodotti di quella emissione premi fissi, era stata fatta a novembre e aveva preso il rally della notizia dei vaccini, per cui a distanza di 6 mesi poi è scaduta anticipatamente con rendimenti per tutti i prodotti positivi. Eravamo poi usciti con i maxi, sempre a marzo, e siamo usciti ora con due emissioni di Memory Cash Collect ad aprile. E più che altro ci siamo focalizzati sui sottostanti, appunto nel primo caso di cui vi voglio parlare, bancari, perché ecco, è un sottostante su cui siamo stati un po' dormienti per un periodo, e anche è un sottostante che sta riguadagnando un po' l'interesse degli investitori, insomma, per varie ragioni. Da una parte anche la fiducia che Draghi stesso ha dato sul sistema Italia e sul sistema bancario, piuttosto che appunto il recovery fund, piuttosto che altri temi di politica monetaria, insomma, è un
è un settore su cui è ritornato l'interesse. Pertanto abbiamo deciso di emettere questa gamma che riguarda di fatto 12 certificati e ha dei premi trimestrali condizionati. I premi vanno a seconda del prodotto da 2,4% a trimestre, quindi parliamo di quasi il 10% annuo, per arrivare poi al prodotto, diciamo, più spinto sulla parte del rendimento, che paga 4,5 a trimestre, quindi arriviamo poi al 18% per anno come premio condizionato potenziale. E ovviamente quello che noi osserviamo in questo periodo, Gabriele, anche grazie un po' ai mercati che finora da novembre in poi sono stati molto docili e hanno avuto un rally magari importante, poi comunque sono più appiattiti, ma sempre con una propensione al rialzo fino ad arrivare ad oggi, appunto. Vediamo che gli investitori in questo momento stanno guardando molto, almeno questo da quello che vediamo dai nostri numeri, stanno guardando anche molto al tema del rendimento. Insomma, vediamo che mediamente si cerca un rendimento che possa essere tra il 10 e il 15%, a fronte ovviamente poi di avere un rischio calibrato sulla parte del downside. Ma condividevo in pieno quello che dicevi tu, appunto, che è anche giusto tenere sempre la giusta cautela, perché nel momento in cui i mercati restano così docili per tanto tempo, a volte si rischia anche di dimenticare quanto possano essere forti e improvvisi anche i cosiddetti sciacquoni di mercato, no? Pertanto, insomma, noi cerchiamo anche sempre di fare una gamma che sia ben diversificata anche in questo senso. Appunto, come vediamo, la differenza tra un 9,6% per anno, 18% per anno, è praticamente il doppio, e questo è giustificato da due cose, di fatto: dalla tipologia dei sottostanti, dalla volatilità dei sottostanti, e ovviamente poi all'interno di un paniere dalla loro correlazione o decorrelazione. Però magari ci arriviamo poi quando guardiamo i prodotti nello specifico. Per andare avanti, tra le caratteristiche generali abbiamo, appunto, lo citavi anche tu, l'effetto memoria, quindi i premi vengono corrisposti a ogni trimestre. La condizione, credo, per i più esperti ormai sia ben familiare: quando il premio è condizionato, per avere il diritto al premio si deve essere a un livello dove tutti e due i sottostanti, in questo caso dico due perché i nostri prodotti sono su due sottostanti, sopra il livello della barriera, o anche pari al livello barriera. Chiaramente, qualora questo non si verifichi, grazie all'effetto memoria possiamo andare a recuperare i premi non pagati. Quindi c'è diciamo, un ribasso dei mercati, arriviamo addirittura sotto alle barriere perché è particolarmente intenso. Ad un trimestre non ci viene pagato il premio, al secondo trimestre magari neanche, ma non appena in uno dei trimestri successivi si avrà la condizione, potremo recuperare i premi non ricevuti in precedenza e ricevere anche il premio del trimestre in essere. Questo è vero fino alla scadenza, quindi noi potremmo arrivare anche a uno scenario, diciamo, estremo, dove nessun premio viene corrisposto perché non si verifica mai la condizione, ma se solo la scadenza una volta venisse poi soddisfatta, avremo, grazie all'effetto memoria, riceveremo tutti i premi dei trimestri anche precedenti. La barriera, che vale sia per il pagamento dei premi, vale anche per la protezione del capitale a scadenza, è fissata al 70%. E la scadenza per questi prodotti è di 2 anni, quindi scadranno il 26 aprile 23. Ultima caratteristica è la scadenza anticipata, la possibilità di scadere anticipatamente. Si attiva dal sesto mese, quindi al secondo trimestre, e si ha nel momento in cui i due sottostanti che compongono il paniere siano sopra anche al valore iniziale. In questo caso, rimborso del valore nominale del prodotto più i premi. I premi fino al trimestre in cui questo avviene, ovviamente. Quindi, se c'è un effetto memoria, mi prendo i premi non pagati precedentemente e il premio del trimestre in cui scade anticipatamente. Non vengono corrisposti, una domanda che avevo ricevuto in passato, non vengono, in caso di scadenza anticipata, non vengono ricevuti anche i premi futuri, ecco, solo quello del Fantastico. trimestre più quelli passati. E andando nello specifico, eccoli qua. Allora,
Abbiamo, per spiegare, abbiamo quattro prodotti, tutti i prodotti sono su due sottostanti, quattro prodotti sono solo su nomi bancari, e invece poi i successivi otto abbiamo mixato mettendo una banca e un altro sottostante di un altro settore. Allora, il primo prodotto li presento tutti, poi con te Gabriele parliamo magari di qualche ISIN specifico, quindi io vado velocemente su questa parte, però come vediamo abbiamo un paniere con Intesa UniCredit che paga un 2,4% a trimestre, Fineco UniCredit che paga 2,85%, abbiamo Sogen Deutsche Bank 2,70% e Banco BPM Mediobanca 2,50%. Questi sono i quattro panieri su 100% bancari. Invece poi abbiamo Pirelli Mediobanca che paga il 3% e quindi alziamo, come vedete, alziamo il rendimento perché andiamo a decorrelare il paniere. Questo è un concetto importante. Quando noi vediamo panieri di 3, 4, 5 azioni, se sono panieri worst off, come è nel 99% dei prodotti che si vedono sul mercato oggi, avere più azioni di fatto non equivale a diversificare, perché noi stiamo mettendo più azioni, ma il valore che conta non è un valore medio del paniere, ma sono panieri appunto worst off, quindi si guarda l'azione che performa peggio. Quindi la formula è che tutte e due le barriere, tutte e due le azioni devono essere sopra il valore di barriera o il valore iniziale. Quindi se io aggiungo più azioni, ho più probabilità che almeno una di queste vada al di sotto, diciamo, del livello barriera. E lo stesso concetto è se io aggiungo più settori, quindi se io diversifico i settori, ho più possibilità che uno di questi vada sotto il livello barriera. E come vedete, quindi grazie a questo stiamo aggiungendo un grado, di rischiosità al prodotto, mettendo dentro una banca e un'azione non banca, e quindi riusciamo a portare i rendimenti al 3%, quindi 12% per anno, stesso per Banco BPM Stellantis. Andando oltre, poi abbiamo STM UniCredit 3,20, Telecom Italia UniCredit 3,20 anch'esso, per poi passare Intesa Leonardo 2,60, Sogen Eni 2,80 e infine, come sappiamo, il settore Airlines in questo momento è tra i più generosi, Air France UniCredit 4,50 è il prodotto che paga di più di questa emissione, arriviamo al 18%, e Lufthansa UniCredit con 3,90, quindi leggermente sotto, che porta il rendimento a 15,6% annuo. Ho un'ultima slide, Gabriele, prima di rilasciarti la parola, che spiega l'effetto memoria. Velocemente, quindi potete vedere qui la linea del tempo, questi numerini sotto di fatto sono i trimestri, quindi sono le date di valutazione in cui il premio può essere corrisposto. Il 100% è il valore iniziale delle azioni e il 70% è la barriera. Come vedete, in questa prima data di valutazione il premio è corrisposto perché siamo sopra a livello barriera. Il secondo trimestre, come anche il terzo trimestre, non riceviamo nessun premio perché qui immaginiamo il sottostante che performa peggio, è sotto al 70% che è la nostra barriera. Arrivati al quarto trimestre, quindi alla fine del primo anno, il sottostante che performa peggio è sopra, quindi tutti quanti i sottostanti sono sopra il livello della barriera. In questo caso io riceverò tre premi. Ricevo il premio 2, il premio 3 e il premio del trimestre in essere, quindi riceveremo tre premi. Lo stesso concetto si applica anche noi se arrivassimo, che ne so, al semestre numero 7, in questo caso sono prodotti a 2 anni, quindi il penultimo, diciamo, e immaginiamoci che uno dei sottostanti sia sempre stato sotto il livello della barriera, ma qui riporta un valore superiore. A quel punto noi riceveremo tutti e sette i premi che non erano stati corrisposti precedentemente. O addirittura, se fosse come nel grafico sopra il 100%, quindi sopra il suo valore iniziale, riceveremo sette premi più il valore nominale del certificato che vale 100 euro per ogni certificato che noi possediamo. Gabriele, ti passo la parola così vediamo qualche ISIN. Allora, sì, ti detto l'ISIN, magari andiamo sul sito. Sì, volentieri. Di questa. Scusatemi.
Di queste missioni mi piacevano i primi due certificati, Unicredit Intesa e Unicredit Fineco. In questo caso la mia scelta in realtà è andata su Unicredit Intesa, perché in realtà sono interessanti entrambi dal mio punto di vista, ovviamente. Apriamo una parentesi veloce: io e Luca oggi non stiamo facendo consulenza personalizzata, stiamo semplicemente partendo da alcuni prodotti, andandone a descrivere le caratteristiche. Poi ovviamente sarà ognuno di voi che, una volta comprese le caratteristiche del prodotto, verificate che siano in linea con quella che è la vostra pianificazione finanziaria, quindi le vostre competenze dal punto di vista finanziario, il grado di rischio, l'ottica temporale e anche l'obiettivo finanziario, deciderete se comprare certificati e quali comprare in base proprio alla vostra pianificazione. Quindi le nostre sono idee, spieghiamo le caratteristiche, ma non sono assolutamente consigli. Questo è un dato da sottolineare tutte le volte. Mi hai già anticipato, bravissimo, ok. Questo è il certificato che ho scelto. Ripeto, potevo tranquillamente prendere anche quello con Unicredit Fineco, fondamentalmente, però ho preso, diciamo, quello con le due principali banche italiane. È un prodotto a capitale condizionatamente protetto, che vuol dire che a scadenza il capitale protetto, se non si verifica l'evento barriera. È un cash collect, quindi un prodotto che paga una cedola periodica, quindi è idoneo per l'investitore che ha come obiettivo finanziario avere un'entrata periodica. Ovviamente non è l'unico obiettivo, perché ad esempio i cash collect, per dire, pagano una cedola. Questa cedola è considerata reddito diverso e quindi può essere utilizzata per recuperare le minusvalenze, quindi c'è anche un'efficienza fiscale. Questo è sempre opportuno sottolinearlo, perché purtroppo in Italia il legislatore fa sì che molti strumenti finanziari molto utilizzati dai risparmiatori producono reddito di capitale. Ad esempio, le plusvalenze e le cedole dei fondi di investimento e degli ETF, che sono nel portafoglio di ogni investitore, producono reddito di capitale. Quindi, quando produci una plusvalenza, questa tu ci paghi le tasse, non puoi utilizzarla per recuperare minusvalenze pregresse. La stessa identica cosa vale per le cedole delle obbligazioni, oppure per i dividendi delle azioni. Al contrario, invece, le plusvalenze di prezzo dei certificati, quindi lo compro a 100, lo rivendo a 102, oppure le cedole che si incassano, in questo caso una cedola del 2,40%, vado a memoria, dopo verifichiamo, sono reddito diverso. Quindi sia la plusvalenza che la cedola del certificato, in questo caso, può essere utilizzata per recuperare minusvalenze pregresse. E quindi un aspetto da considerare. Dicevo, è un cash collect, è costruito su due sottostanti, quindi è un worst off, come diceva correttamente prima Luca, quindi è costruito su un paniere di titoli, in questo caso due bancari, Intesa San Paolo e Unicredit. Ai fini della protezione del capitale, fa fede alla performance dei due titoli, e la performance peggiore tra i due titoli durante la vita del certificato. È un certificato, se andiamo un attimo giù, vediamo tutte le caratteristiche, no? Perché sul sito ci sono tutte le caratteristiche. Vedete, trovate il codice ISIN per identificarlo in modo univoco. Vedete che è quotato su borsa italiana, quindi è quotato sul mercato SEDEX di borsa italiana. C'è un market maker a garantire la liquidità, quindi lo potete comprare e vendere in qualsiasi momento sul mercato. La scadenza, vedete, è nell'aprile del 2023, a patto che non si sia verificato prima l'evento opzione autocall, quindi che non sia stato richiamato prima della naturale scadenza. L'effetto memoria della cedola è già compreso anche nel nome, no? Memory cash collect, quel memory richiama, no, la caratteristica della cedola. Comunque, vedete, la trovate anche qui sotto, premio effetto memoria. Più sotto trovate tutta la documentazione, quindi il KID, tutti quei documenti sintetici che possono aiutare, anzi che aiutano, non possono, che aiutano un investitore a comprendere le caratteristiche del prodotto finanziario. Quindi, che dopo magari ne apriamo uno per vedere alcuni dati. Più in alto troviamo di nuovo che cosa? La struttura cedolare, diciamo così, di questo certificato. Vedete proprio con gli esempi concreti, vedete prima data di rilevazione, qui chiamata data di valutazione, è esattamente la stessa cosa. Quindi, quando parlo di data di rilevazione, intendo la data di valutazione, cioè quella data in cui viene fatta la fotografia alla barriera o allo strike, a seconda del contesto, fra un attimo lo spieghiamo, per comprendere se avviene il pagamento della cedola o se a scadenza il capitale protetto. In questa prima data, siamo, vedete, a luglio di quest'anno, quindi a luglio del 2021, abbiamo fondamentalmente che cosa? Abbiamo che l'opzione autocall non è attiva, e quindi di fatto abbiamo solo due scenari a cui si potrebbe trovare di fronte un investitore che dovesse acquistare questo certificato e mantenerlo in portafoglio fino, dicevamo, a luglio del 2021. Primo scenario: entrambi i titoli, Intesa e Unicredit, quotano a un livello uguale o superiore rispetto alla barriera. In questo caso il certificato paga la cedola del 2,40
e si va, no, alla data di rilevazione successiva. Secondo scenario, almeno uno dei due sottostanti è inferiore rispetto alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Però attenzione, ricordo, la cedola gode dell'effetto memoria, per cui non è automaticamente persa, ma può essere recuperata qualora in una successiva data di rilevazione, no, come spiegava prima nel grafico bene Luca, si dovessero verificare nuovamente le condizioni per il pagamento cedola. A partire dalla seconda data di rilevazione, siamo, vedete, ottobre, quindi già qui abbiamo un altro dato, la cedola è pagata su base trimestrale, rimane del 2,40%, però viene pagata su base trimestrale, quindi ogni trimestre c'è la possibilità di incassare 2,40%. Dicevo, in questa seconda data di rilevazione, ma in realtà è più corretto dire dalla seconda data di rilevazione in poi fino a scadenza, abbiamo invece tre scenari. Perché? Perché si attiva la data, scusatemi, si attiva l'opzione autocall, cioè di richiamo anticipato del certificato. E quindi abbiamo tre scenari, dicevamo. Primo scenario, tutti e due i sottostanti quotano sopra che cosa? Lo strike. Quindi hanno entrambi una quotazione o uguale o superiore allo strike, che è il loro prezzo, che è il prezzo, diciamo così, che aveva il sottostante quando il certificato è stato creato. Questo è il concetto. In questo scenario scatta l'opzione autocall, che attenzione, è un'opzione automatica, quindi non è facoltà dell'emittente richiamare il certificato, è proprio automatica il rimborso. Quindi l'emittente non fa nulla, semplicemente restituisce, no, l'importo al cliente. Quindi in questo caso il certificato ovviamente mantiene la protezione, rimborsa 100, paga l'ultima cedola di 2,40. Dal giorno successivo il certificato non esiste più. Secondo scenario, almeno uno dei due sottostanti è minore rispetto allo strike, ma entrambi sono contemporaneamente superiori alla barriera. Questo è lo scenario in realtà più positivo per il risparmiatore, perché si incassa la cedola, il certificato resta in vita perché non si verifica la condizione dell'autocall e si va alla data successiva. Dicevo, è l'opzione principale perché si incassa la cedola e si mantiene la possibilità di incassarne delle altre nel corso dei mesi successivi, a patto che ovviamente i due sottostanti non scendano sotto la barriera. Terzo scenario, almeno uno dei due sottostanti è inferiore rispetto alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, che però gode dell'effetto memoria, per cui non è automaticamente persa, come dicevamo, e si va alla data di rilevazione successiva. Questi tre scenari li troviamo da ottobre in poi, ogni trimestre, per ogni data di rilevazione. Se non si verifica mai, diciamo così, l'autocall, si giunge alla naturale scadenza, siamo nell'aprile del 2023, andiamo in fondo, esatto, e troviamo che cosa? Troviamo di nuovo due scenari. Entrambi, il primo scenario, entrambi sono a una quotazione, quindi entrambi i sottostanti, intendo, quotano a un livello uguale o superiore rispetto alla barriera. In questo caso il certificato mantiene la protezione del capitale, rimborsa 100 e paga la cedola di 2,40, ed eventualmente, se non dovessero essere state pagate cedole precedentemente, recupera quelle non pagate in precedenza. Secondo scenario, quello negativo, diciamo così, per il risparmiatore, ecco che almeno uno dei due sottostanti quota sotto la barriera. In questo caso si prende riferimento, essendo un paniere worst-off, la performance del sottostante che durante la vita del certificato ha realizzato la performance percentuale peggiore, e si applica una formula che è prezzo finale del sottostante diviso strike moltiplicato per 100. In questo modo si calcola il prezzo di rimborso del nostro certificato a scadenza. Più sotto sul grafico, che cosa troviamo? Troviamo, se vai un attimo giù, Luca, troviamo, vedete, l'andamento del prezzo del certificato dei due sottostanti, compreso, vedete, quelli che sono i parametri per verificare, no, giorno per giorno, qual è lo stato dell'arte. Cioè vedete che noi abbiamo il valore iniziale, che non è altro che lo strike del certificato, abbiamo il valore della barriera, abbiamo il valore attuale, che non è altro che la quotazione che questi sottostanti hanno in questo momento sui mercati finanziari. In questo modo noi possiamo farci un'idea se i sottostanti sono prima sopra barriera, che è la cosa utile, no, per la protezione del capitale soprattutto e per il pagamento della cedola periodica. Ma abbiamo anche il dato, vedete, sulla valutazione iniziale, cioè sullo strike, per capire se il certificato può essere richiamato in anticipo o no. In questo caso, vedete, sono entrambi sopra alla barriera, questo è sicuramente positivo e tranquillizzante, ma entrambi, vedete, sono anche superiori come si chiama, allo strike, quindi al valore iniziale. Quindi se oggi fosse, immaginiamo, la data di rilevazione,
e il certificato avesse attiva l'opzione autocall, ecco che il certificato rimborserebbe 100 e pagherebbe la cedola del 2,40. Però ovviamente oggi non è la data di rilevazione, non è quindi questo lo scenario, era giusto l'ipotesi, no, per comprendere come leggere questi dati. Ricordo, la prossima data sarà a luglio e fondamentalmente, ecco, torniamo su, esatto, sarà, vedete, a luglio l'opzione autocall non c'è, quindi sicuramente se resta così, no, lo scenario dei due sottostanti, quello che abbiamo appena visto, no, come quotazioni, ecco che allora il certificato paga il 2,40, si va alla data di ottobre. Se anche ottobre, alla data di rilevazione, lo scenario è quello descritto prima, è un se, non è certo una certezza, sto facendo un'ipotesi giusto per spiegare il prodotto, ecco che allora si incassa quell'altra cedola del 2,40 e il certificato sarebbe estinto, cioè scatterebbe l'opzione autocall. Questa è la struttura del certificato. Questo secondo me è assolutamente interessante. Se vuoi andare a prendere anche, non so, quello di su Fineco, giusto per far vedere anche quello, Fineco e UniCredit, intendo. Eccolo qua, vedete, anche questo è assolutamente interessante. Qui vedete quota leggermente più alto rispetto all'altro, quota 102,25, la cedola di 2,85. Quindi l'ideale sarebbe magari acquistarlo questo in una fase di debolezza del sottostante, in una fase di correzione. Però comunque la struttura e il concetto che abbiamo descritto prima valgono anche in questo caso. La struttura è esattamente la stessa, non sono fatti, diciamo così, con lo stampino, no? Questa emissione, le caratteristiche restano quelle. Quello che cambia è che cosa sono i sottostanti, che in questo caso sono Fineco e UniCredit, e ovviamente l'importo della cedola, che prima era 2,40, adesso è diventata 2,85, si è leggermente alzata. Però vedete, la scadenza è la stessa, le date di rilevazione sono le stesse, le condizioni, cioè la prima data di rilevazione non è attiva l'opzione autocall, invece dalla seconda data è attiva in poi, sono esattamente le stesse. Quindi da questo punto di vista questa è un'altra alternativa che un risparmiatore può valutare. Questa ovviamente è una mia selezione, una mia idea, no? Che, diciamo così, rispecchia quella che è la mia indole di investitore, forse anche la mia pianificazione, eccetera. Nulla vieta che qualcuno vada a lavorare su altri sottostanti. Prima ne ha citato uno, no? Cos'era, Pirelli e Mediobanca, per dire, se qualcuno è più affine, per dire, a quei due sottostanti, per un qualsiasi suo studio, una qualsiasi motivazione, sicuramente può valutare anche quello. Fondamentalmente il concetto è quello. La struttura resta la stessa. La differenza rispetto a quelli che vi ho fatto vedere io è che Pirelli e Mediobanca appartengono a due settori diversi. Quindi c'è più probabilità che si verifichi l'evento barriera, c'è un grado di rischio maggiore e quindi pagano anche poi un rendimento maggiore, ovviamente. Gabriele, provo a rispondere anche a una domanda sul denaro lettera dei prodotti, così magari tu puoi anche integrare ovviamente. E ci chiedeva appunto uno spettatore perché il primo che avevi presentato, quindi l'Intesa San Paolo e UniCredit quotava sopra il valore diciamo nominale di 100. Qui entrano in gioco principalmente due fattori quando vediamo il denaro lettera. E magari vi spiego anche come leggere magari questa tabella comparativa che può essere utile quando poi abbiamo un'emissione che funziona, come diceva appunto, che ha tutte le stesse caratteristiche, comparare i prodotti appunto della stessa emissione può diventare interessante. Qui, oltre ai vari codici, potete trovare appunto i sottostanti e vedete che il sottostante più in evidenza è il worst off. Quindi qui se andiamo sopra vediamo sia Intesa che UniCredit, ma vediamo principalmente Intesa perché in questo momento è il worst off e quindi è quello che comanda e andiamo a calcolare anche i dati che a noi interessano sulla base del worst off. Quindi questi dati sono aggiornati sulla base appunto di chi è il worst off in questo momento. Vediamo che la prossima valutazione è il 26 luglio, il premio 2,40. La condizione, quindi stesse informazioni che vediamo dentro la pagina, e vediamo anche la distanza sia dalla barriera che dal valore iniziale. Verde vuol dire che quindi siamo 3,26% sopra anche a livello di strike. Rosso, in questo caso, ad esempio, Air France è 1,98 sotto al valore iniziale. Vediamo che largo circa, scorrendo velocemente, quindi leggendo così la tabella, vediamo che tutti sono sopra, anche tutti i worst off di questo momento sono sopra il valore iniziale, tranne Pirelli che ha avuto una performance di meno 8 rispetto al valore iniziale, STM meno 5,60
e tutti gli altri invece sono leggermente sopra, con Sogen invece che ha fatto un'ottima performance dallo strike dei prodotti ed è al 6%. E potete vedere come ovviamente il denaro lettera si muove sulla base di questo parametro. Quindi quando abbiamo almeno un sottostante che è sotto il valore iniziale, la lettera ovviamente tende ad abbassarsi, viceversa la lettera tende ad alzarsi. Questo non spiega tutto il movimento dei prodotti, perché un altro tema importante per noi è di fatto la lettera poi prezza quella che è la probabilità che il coupon, il premio, venga pagato alla data trimestrale. E questa probabilità poi va sommata insieme anche alla volatilità dei sottostanti. Nel momento in cui la volatilità dei sottostanti si abbassa, il prezzo di questi prodotti tende, in questa fase di vita dei prodotti, tende a salire. Perché? Perché vuol dire che se la volatilità si sta abbassando, c'è meno possibilità che vada vicino alla barriera. Cioè, in sostanza, un sottostante poco volatile non si muove più di tanto, non va vicino alla barriera. Al contrario, se la volatilità in un titolo si alza, vuol dire che di fatto questo titolo ha degli scostamenti di prezzo più ampi. Alla situazione attuale vuol dire più probabilità che quindi uno scostamento ampio vada a finire vicino alla barriera o sotto la barriera. In questo caso, quindi, un alzarsi della volatilità comporterebbe una diminuzione del prezzo. Queste sono, diciamo, le due variabili principali che interessano il movimento dei prodotti. Come vedete, nel caso in cui abbiamo un sottostante sotto lo strike, tenderà ad esserci una lettera sotto 100. Nel caso di STM, invece, abbiamo una lettera che è vicino a 100, perché anche qui, come dicevamo prima, c'è l'impatto della volatilità, e quindi non è sempre solo la caratteristica del movimento dei sottostanti, ma c'è anche da combinare la volatilità. Comunque, al di là di questo, qui ovviamente questi prezzi noi contribuiamo sia in denaro che in lettera costantemente tutti i giorni. Il prezzo e c'è uno spread di un punto di fatto, quindi vedete tra il denaro e la lettera c'è un punto, è sempre possibile comprare al prezzo lettera, è sempre possibile vendere al prezzo denaro. Vedevo anche un'altra domanda, Gabriele, quindi anche per fare un po' un riassunto, quindi qual è il senso poi economico di questi prodotti, la possibilità, sono dei prodotti che di fatto danno la possibilità di entrare all'interno dei mercati azionari, dove possiamo estrarre dei rendimenti, come vedevamo prima, vanno dal 9 fino al 18%, quindi sono dei rendimenti, insomma, che non si possono trovare, soprattutto visti il livello dei tassi attuali sul mercato certamente obbligazionario. Ci permettono quindi di essere più competitivi del mercato obbligazionario, ci permettono di avvicinarci e di entrare su mercati azionari, come applicando di fatto una barriera di protezione che va diciamo, a proteggerci rispetto a discese fino a un tot dei mercati azionari, anche a scadenza con la protezione del capitale, ed estrarre un rendimento con effetto memoria, che quindi ci può anche in qualche modo non viene compromesso, diciamo così, da eventuali tensioni di mercato che hanno una durata entro, diciamo, la scadenza dei prodotti. Per cui è possibile tenere questo tipo di rendimento, salvare questo tipo di rendimento, anche qualora ci siano delle fasi di mercato particolarmente nervose e negative. È successo soprattutto l'anno scorso, dove ovviamente durante marzo, aprile, i primi mesi dello scoppio della pandemia, i mercati erano ovviamente affossati. Questo tipo di strutture, sì, in quei mesi non hanno magari pagato il premio, ma poi già dopo l'estate, e soprattutto poi novembre, dicembre e i mesi successivi, sono riusciti a far recuperare agli investitori tutto il rendimento, diciamo, che non erano riusciti a esprimere prima. Quindi è un modo per entrare sui mercati azionari con una protezione condizionata del capitale e estrarre un rendimento che può essere interessante rispetto al mercato azionario.
scusate, obbligazionario. E anche allo stesso modo un'alternativa all'investimento sul mercato azionario stesso, perché riusciamo, qualora, diciamo, ovviamente se il mercato azionario ha un forte trend rialzista, è chiaro che in quel caso conviene entrare sul mercato azionario, perché il mercato azionario ci darebbe esposizione uno a uno ai propri rendimenti. Qui invece si riesce a estrarre rendimento su una visione di mercato azionario che è appunto laterale nel tempo, quindi ha un mercato stabile nel tempo. Questi prodotti appunto riescono ad avere premi periodici e quindi a estrarre rendimento, oppure addirittura ho un mercato non solo laterale, ma può essere anche ribassista, moderatamente ribassista, entro i limiti delle barriere, e comunque riuscirei ad estrarre un rendimento. Allo stesso modo, per l'ultimo scenario, ho un mercato leggermente rialzista, il rendimento di questi prodotti è comunque competitivo rispetto al mercato leggermente rialzista. Quindi sono strumenti che possono interpretare visioni di mercato, determinate visioni di mercato, non tutte ovviamente, ma che appunto possono in determinate condizioni essere un approccio interessante. Considerando anche, poi ne abbiamo già parlato in altre occasioni, il loro trattamento fiscale, che appunto sappiamo essere redditi diversi, e quindi permettere anche l'eventuale compensazione di minusvalenti che possono essere presenti sul portafoglio degli investitori. Anche la caratteristica stessa per aprire una parentesi sulla scadenza anticipata, anche la scadenza anticipata può essere vista in un modo positivo. È vero che io, se non scade anticipatamente il prodotto, continuo a ricevere premi i trimestri successivi, però la scadenza anticipata è anche, se vogliamo, una cosa che è bene che accada prima o poi, perché l'offerta di certificati comunque si rinnova sempre, quindi anche se ho una scadenza anticipata, posso comunque trovare un altro certificate su cui riallocare le mie risorse. E avere la scadenza anticipata vuol dire che comunque non mi troverò a arrivare a scadenza, non arriverò a scadenza. E a scadenza sappiamo che il prodotto protegge, ma ovviamente noi dobbiamo vedere tutti i casi, no? Nel momento in cui investiamo i nostri soldi. Se io arrivo a scadenza, c'è anche la possibilità che trovo un momento particolarmente negativo di mercato, arrivo sotto la barriera e quindi incorra in una perdita del capitale investito, che è poi commisurata, diciamo, l'andamento delle azioni. Quindi l'azione mi perde il 50%, io ho una performance sul capitale del certificate che è commisurata a questo meno 50%. Quindi l'evento di scadenza anticipata è anche bene che a un certo punto accada, perché così mi evito il rischio di arrivare a scadenza dove ho questo tipo di situazione. Perfetto, vedo che tra l'altro ci sono tante domande in chat. Allora io mi sono segnato due o tre cose, non per stasera ma per giovedì prossimo, no? Quindi mi sono segnato ad esempio di spiegare il bid only, tutte queste dinamiche, le date di elevazione l'abbiamo già detto. Sarebbe carino fare anche qualcosa su quelle che sono uno schema, no? Su quelle che sono le variabili che determinano il prezzo di un certificato nelle varie condizioni, quindi all'avvicinarsi della scadenza piuttosto che all'aumentare o alla diminuzione, scusatemi, della volatilità, no? Quindi fare uno schema anche su quelle cose, secondo me potrebbe essere carino. Mi sono preso alcune domande, poi magari ne parliamo e ci organizziamo per fare una cosa fatta bene, no? Così diciamo così diventa un video evergreen, no? Su quelle che sono le caratteristiche, le domande chiave, eccetera, no? Ok. Allora, se per te va bene, guardiamo un secondo ISIN. Sì, volentieri. Allora, qui ho pescato tra gli ESG in realtà, ho pescato tra i titoli assicurativi, no? Aspetta che prendo l'ISIN, che sono senza TI. Allora, NL, BNP. Ah, ok, fai così, perfetto. Allora, è quello con Generali, AXA e Swiss. UF6, esatto, è questo, perfetto.
Questo è sempre un cash collect, quindi un prodotto sempre a capitale condizionatamente protetto. La struttura è sempre quella del cash collect, sempre memory, quindi ha sempre l'effetto memoria, è sempre un worst off perché è composto da un paniere. In questo caso abbiamo tre titoli collegati al settore assicurativo. Chi mi segue da un po' sa che io ho un debole per i certificati costruiti sugli indici, che in questo momento è difficile da costruire, o sul settore degli assicurativi, perché hanno fondamentalmente un business anticiclico, hanno quindi una discreta stabilità a livello di utili e di redditività, per cui diciamo così le quotazioni tendono poi ad avere anche loro queste dinamiche. Questo non vuol dire che le quotazioni non possano scendere anche in modo violento. Marzo scorso lo dimostra assolutamente, però di fatto, diciamo così, su tanti altri settori, ecco, questo è il tema, no? Il confronto con altri settori sicuramente sono titoli meno volatili sulla carta, quindi di conseguenza meno rischiosi. Poi non sia rischiosi, è tutto da dimostrare. Non dimenticatevi che l'anno scorso uno dei titoli che era tra i miei preferiti, lo è tuttora in realtà, però l'anno scorso ha fatto cilecca, diciamo così, è il titolo Eni, no? È stata una croce l'anno scorso più che una delizia. Dopo tanti anni in cui le quotazioni erano sostanzialmente stabili, possiamo dire che oscillavano tra 10 e 14 più o meno, per cui tutte le volte che c'era debolezza ti compravi dei certificati o andavi in autocall, pagavi le cedole, andavano a scadenza, è stata una pacchia, diciamo così, per tanti anni. L'anno scorso, non dimentichiamoci che Eni, che era il principale titolo, no, per capitalizzazione italiana, e a gennaio era a cavallo di 14 euro ad azione, a settembre ce lo siamo ritrovati a cavallo dei 6, per dare un'idea, quindi un 50% comodo di ribasso sul principale titolo italiano, no? Quindi da questo punto di vista la prudenza, no, sui mercati non è mai troppa, però dicevo il settore assicurativo è un settore che apprezzo. È un'emissione ESG, nel senso che queste tre società rispettano tutta una serie di criteri. Non so se vuoi dire qualcosa a proposito di questi criteri che avete utilizzato, perché ci sono più passaggi, no, nella selezione dei titoli. Ma sì, Gabriele, magari poi forse, visto che stasera non faremo a tempo, visto l'orario, diciamo, a parlarne approfonditamente, possiamo ritagliare anche una piccola parte del prossimo webinar eventualmente. Però lo spiego qui velocemente, poi lo rispiegheremo meglio settimana prossima. Quello che facciamo su questa gamma è collaborare con Vigeo Eiris, che è una società che di fatto attribuisce rating ESG alle società, alle società, azioni europee principalmente. Quindi, grazie a loro, noi usiamo il loro rating, quindi il loro giudizio, per includere un ulteriore criterio, il criterio ESG, all'interno della nostra gamma. Lo facciamo per una determinata gamma e non sempre, anche lo dico già da subito, non sempre i sottostanti sono diversi o mai visti, cioè lavorare sui sottostanti ESG non vuol dire inventarsi dei nomi che non si era mai visti prima sul mercato, come dire, ma magari possiamo vedere dei nomi che sono già conosciuti, ma avremo una consapevolezza in più su quei nomi che sono ESG, diciamo, campioni dal punto di vista ESG. E quelli che invece non lo sono. In questa gamma, che noi in qualche modo chiamiamo sottostanti su sottostanti ESG, quindi lavoriamo con loro, andiamo a vedere qual è il rating società per società, escludiamo quelle società che hanno un rating inferiore a 50. Quindi applichiamo un filtro, tiriamo via tutto quello che è sotto a 50, e perché da 50 in su il rating di Vigeo Eiris è robusto. E da 60 in su è avanzato, quindi questa è la fetta, diciamo, buona dal punto di vista ESG. E in più, l'altro filtro che applichiamo, vogliamo che queste società siano tra le prime 10 del settore in cui appartengono. Perché fare questo? Beh, perché allora, insomma, è un trend, è un fenomeno che ne sentiamo parlare da ampi punti di vista, ma possiamo definire quelle società che sono quindi robuste o avanzate dal punto di vista ESG. Nell'ambito dell'ambiente, del sociale e della governance che comunque è un punto molto importante perché vuol dire la governance della società, sistema di audit interno, di controlli, di collegi che permettano alla società di operare e di non avere guai di nessun tipo. Quindi è un tema che riguarda ampissimi aspetti dall'ambiente appunto al sociale e alla governance che di fatto ci dice che questa società
rispetta quelli che sono i criteri attuali richiesti dal contesto sociale, di mercato attuali. Pertanto, in qualche modo, ci permette di dire che queste società hanno, se vogliamo, un virtuosismo ulteriore che ci potrebbe anche permettere di avere meno sorprese o meno volatilità dovuta a determinati aspetti che possono avvenire nel corso del tempo. Magari, non so, mi riferisco a news negative piuttosto che eventi societari inaspettati e così via. Detto questo, piccola parentesi, quindi noi andiamo a selezionare i sottostanti. Questi sono i sottostanti che abbiamo selezionato e poi abbiamo messo insieme all'interno di determinati panieri, come quello assicurativo di cui parlava appunto Gabriele. E l'ultima cosa, Gabriele, che dico è che poi sul nostro sito siamo in grado non solo quindi di usare queste informazioni di VigeoEris per costruire e andare a selezionare i sottostanti, ma siamo anche in grado di fare disclosure. Quindi, quando noi andiamo a vedere il certificato che tu prima menzionavi, vediamo che qui abbiamo delle tabelline verdi e possiamo vedere che quindi AXA è avanzata ed è la prima di 37 assicurazioni, Swiss Re è la seconda con un rating sempre avanzato e Generali è la terza di 37 con un rating sempre avanzato. Il rating Global ESG Opinion ovviamente è il rating che vale per tutte e tre le lettere, quindi è l'ultimo rating, se vogliamo, ma siamo anche in grado di fare lo split per ambiente, sociale e governance. Quindi facciamo completa disclosure di queste informazioni. E in pratica questo è un paniere sulle prime tre società su 37 assicurative che abbiamo sul panorama. Ovviamente Generali, Swiss Re, AXA le conosciamo già molto bene in alcuni casi, soprattutto Generali, però magari non sapevamo che erano così virtuose dal punto di vista ESG. E il concetto che noi stiamo praticamente portando avanti su questo tipo di aspetti è includere questo criterio e anche dare una nuova variabile, se vogliamo, no? Una nuova variabile quando si valuta un investimento. Sì, tra l'altro il tema ESG è un tema assolutamente interessante. Io ho avuto il piacere e l'onore anche di fare un webinar insieme a Tenti, al dottor Tenti di Borsa Italiana sul tema proprio ETF ESG, quindi non era certificato, ma il concetto era l'ESG. E fondamentalmente adesso è un mercato ancora giovane da questo punto di vista, le statistiche sono ancora parziali, diciamo così, che è un tema che si è sviluppato recentemente, per cui non abbiamo una serie storica particolarmente ampia. Però il dato di fatto, l'analisi l'avevo fatta io in questo caso, era che effettivamente gli ETF ESG nell'ultimo periodo avevano registrato performance più efficienti rispetto agli equivalenti, in questo caso ETF non classici, diciamo così, non ESG. Quindi cosa vuol dire più efficienti? Beh, che il rapporto rischio-rendimento era migliore, cioè durante la fase ribassista, per intendersi, dello scorso marzo erano scesi meno e avevano registrato poi performance migliori nella successiva ripresa. Questo per dare un esempio, ripeto, lo storico è ancora breve ed è da prendere con le pinze, diciamo così, per cui però le prime evidenze sono queste. Vedremo se il prossimo anno, quando di nuovo faremo questo evento con Borsa Italiana, saranno confermati questi dati o meno. Questo per dire che comunque c'è una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione nel mercato, questo lo rileva. Quindi di fatto il fatto che un titolo abbia questa caratteristica ESG, che uno ci creda o non ci creda, questo non è un altro dato, sicuramente ad oggi possiamo dire che tende ad avere una maggiore efficienza sul mercato. Detto questo è un certificato, secondo me, dicevo, interessante. La struttura è sempre quella del cash collect, è ovviamente sempre quotato, vedete, sul Sedex di Borsa Italiana. Lo si compra più o meno, vedete, a 100,40 se andiamo a colpire la lettera, quindi se lo compriamo leggermente sopra la pari. La cedola è dell'1,80%, ovviamente minore rispetto ai titoli che abbiamo visto prima, come intesa. È Unicredit, perché fondamentalmente la volatilità in questo caso dei sottostanti è più bassa. La struttura, dicevo, è la stessa fondamentalmente, per cui abbiamo, vedete, periodicamente una data di rilevazione. La prima in questo caso, vedete,
a luglio di quest'anno, quindi il 6 luglio abbiamo la data di arrivazione, quindi mi ha fatto la fotografia su che cosa? Su quella che è la barriera. Perché? Perché vedete, abbiamo due scenari. Vuol dire che non è attiva l'opzione autocalling in questa prima data di rilevazione, una struttura come quella di prima, per intendersi. Quindi niente opzione autocall alla prima data di rilevazione. Quindi due scenari. Primo scenario, tutti e tre, perché qui abbiamo tre sottostanti. Sopra la barriera si incassa la cedola 1,80 e si va alla data di rilevazione successiva. Se almeno uno dei tre, secondo scenario, è inferiore alla barriera, non si percepisce la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Però anche qui, attenzione, la cedola gode dell'effetto memoria, per cui non è automaticamente persa, ma può essere recuperata. Dalla seconda data di rilevazione in poi, che è ottobre, quindi anche qui vedete abbiamo una cedola sempre trimestrale. Ecco che vedete, abbiamo tre scenari. Perché? Perché fondamentalmente si attiva l'opzione autocall. Quindi, primo scenario, tutti e tre hanno una quotazione uguale o superiore allo strike, scatta l'opzione autocall, si mantiene la quotazione di capitale, rimborsa 100, paga la cedola e dal giorno successivo non esiste più. Secondo scenario, almeno uno è sotto lo strike, ma sono tutti contemporaneamente sopra barriera, si paga la cedola, si va alla data successiva. E terzo scenario, almeno uno è sotto la barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, gode dell'effetto memoria. La struttura, vedete, la logica in questo caso è sempre la stessa, però mi raccomando, verificatela sempre nella documentazione e nelle caratteristiche, perché a volte può capitare che un emittente emetta un certificato con caratteristiche diverse, no? Perché magari in questo momento il trend di mercato è questo, ma nulla vieta che magari fra qualche mese ci sia magari una maggiore volatilità sui mercati, quindi di conseguenza l'emittente magari ha più gioco, può fare magari più cedole, non so, senza l'opzione call, può mettere delle cedole incondizionate, insomma, la fantasia, no, è l'unico limite a volte nella costruzione, no, dei certificati, quindi mi raccomando verificate sempre le caratteristiche, perché io questa sera vi ho descritto queste caratteristiche perché sono quelle dei prodotti che ho selezionato, ma ce ne sono altre. Dicevo, questi sono i tre scenari, no? Dalla seconda data di rilevazione in poi, quando attiva l'opzione autocall. Se non viene mai richiamato il certificato, si giunge alla naturale scadenza. Siamo diciamo ad aprile del 2023, adesso un attimo che verifico, sì. A questo punto, di nuovo, gli scenari diventano due. Tutti e tre i sottostanti sopra la barriera, mantiene la protezione, rimborsa 100, paga l'ultima cedola dell'1,80. Almeno uno sotto la barriera si prende il certificato che ha registrato la performance peggiore, si applica, no, la formula che abbiamo ormai imparato a conoscere, prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Ovviamente lo strike e il prezzo finale sono quelli del sottostante tra i tre che ha registrato la performance peggiore dal momento che stiamo parlando di un certificato worst off come struttura. Questa è la, diciamo così, la descrizione del prodotto. Se andiamo un attimo più in basso, troviamo anche la descrizione di quelle che sono le, diciamo così, le quotazioni dei terzi sottostanti rispetto a quella che è la quotazione attuale. Quindi la quotazione attuale riferita allo strike, intendo, e alla barriera. E se vai giù, Luca, esatto, questo è il dato. Vedete, in questo momento abbiamo solo AXA, che si trova, vedete, è perché è colorato in verde, quindi c'è anche l'impatto visivo, a meno che uno non sia daltonico, e fondamentalmente vedete AXA quota sia sopra la barriera che sopra lo strike. Al contrario, invece, vedete Generali e Swiss Re sono entrambi sopra la barriera, ma sotto. Dimmi. Su Swiss Re non, forse c'è un errore sul prezzo. Stavo anche verificando, infatti quota 85-80, abbiamo un problema sui sottostanti, diciamo, a dare la quota giusta, c'è un errore che stiamo sistemando, infatti lo volevo anticipare, scusa se ti ho interrotto perché non Fatto è bene, stava dallo. leggermente in futuro, però l'ho detto magari nel mentre è sceso. No, no, infatti è proprio non corretto il dato, siamo a quota intorno all'80, a 86 franchi. Perfetto, e quindi dicevo comunque in ogni caso Generali e Swiss Re sono gli unici due titoli che sono sopra barriera entrambi, ma leggermente sotto lo strike iniziale. Vedevo che c'era una domanda di Andrea, che in realtà qualcun altro anche l'ha richiesto: qual è il costo per l'acquisto di un certificato? Beh, il costo dell'acquisto del certificato dipende dalla tua banca, quindi se uno ha, che so,
non so se posso fare dei nomi, ma li facciamo, tanto li faccio io. E se uno ha, non so, ad esempio, Fineco, paga 19 euro ad eseguito, se uno ha Directa, per dire, paga 5 euro ad eseguito, oppure se ha una banca può concordare, non so, una commissione variabile, a volte esistono anche queste cose, quindi non so, lo 0,19 del controvalore scambiato, a volte c'è un valore minimo, un valore massimo, però questo è il dato. Quindi l'acquisto del certificato dipende dalla singola banca che l'investitore utilizza. Quindi non c'è un costo fisso, diciamo così, da questo punto di vista. Ok, qua c'è l'elenco delle banche, non l'avevo notato. Hai fatto bene che si apre, no, la pop-up Dunque, delle varie realtà. sì, Gabriele, giusto per poi fare giusto una carrellata di quali sono i prodotti in questo caso, vediamo alcuni qui sono sopra la pari, abbiamo vari sottostanti, abbiamo un basket farmaceutico, abbiamo un basket telefonico che sta andando molto bene, già vale già diciamo, la prima cedola in sostanza. E invece più a prezzo diciamo sotto o pari a 100 in questo momento abbiamo Generali Pirelli CNH Industrial, quindi un paniere su FTSE MIB che quota su 3,40, paga 3,40 trimestrale e quota a 99,05 e l'altro sotto la pari è su Automotive, quindi Renault, Michelin e Pirelli. E questo Automotive diciamo è componentistica, Pirelli ovviamente fa pneumatici, ha un paniere quindi di 3 azioni, premio di 3,9 a trimestre e quota al momento 97, perché stavolta sì, worst off è Renault e Renault in questo momento è a quasi meno 10 rispetto alla valutazione iniziale. Anche qui vedete. In termini di ESG sono tutti robusti o avanzati e sono Renault è la quinta del settore, Michelin la seconda e Pirelli la terza. Quindi parliamo anche qui di campioni, diciamo, dal punto di vista ESG, secondo i rating di Vigeo Eiris, appunto. Gli ultimi due anche hanno una quotazione intorno a 100, diciamo, e sono Telecom Italia. Poste Italiane, anche qui Telecom Italia interessante è la prima del settore e Poste Italiane è anche la prima del settore. E infine abbiamo anche questo quota 100,25 e paga un premio del 3,6 trimestrale. E abbiamo Veolia, Siemens Gamesa e abbiamo Schneider Electric. Anche qui un basket tendenzialmente fatto di energie rinnovabili. Vedevo altri prodotti che invece quotano sopra, ovviamente, date le quotazioni, però anche qui un tema che avevi toccato tu, forse Gabriele, era proprio quello anche del momento. Questa è la fotografia che stiamo registrando. Ora, ma ovviamente il denaro in lettera non è un prezzo statico, bensì è un prezzo che è influenzato da, dicevamo, principalmente volatilità e andamento dei sottostanti, quindi è chiaro che questi prezzi denaro in lettera possono già da domani variare a seconda di come poi si muovono i sottostanti. Pertanto è fondamentale, come dire, seguire e eventualmente anche in caso di un piccolo rifiatamento dei mercati dove dovessero esserci delle diciamo una diminuzione dei corsi dei sottostanti o un aumento della volatilità potrebbe rappresentare una buy opportunity in alcuni casi, quindi potrebbe portare la lettera sotto 100 e essere una buy opportunity. Spesso anche tra l'altro vediamo che i nostri clienti come dire agli investitori in qualche modo piace comprare anche sotto 100 perché si può avere un extra rendimento dato dal fatto che poi oltre ai premi io compro ad esempio a 98 ma ricevo poi il rimborso del 100% del capitale in caso di scadenza anticipata o in caso positivo a scadenza appunto e quindi
ho un extra rendimento dato da questo differenziale. Assolutamente, tra l'altro aggiungo una cosa, volendo si può fare anche un ingresso frazionato sui certificati. Questa è una strategia che io storicamente non l'ho mai utilizzato agli inizi, invece da qualche anno a questa parte utilizzo anche questo approccio. Quindi quando trovo magari un certificato che mi interessa, mi piace, ma a un prezzo forse leggermente più altino, non compro l'intera posizione, ma ne compro magari una parte, perché comunque non voglio perdermi magari l'opportunità che vado in autocall e paghi comunque una parte di cedole, eccetera. Però mi tengo, diciamo così, delle munizioni, quindi non compro, ripeto, l'intera posizione, ma ne compro una parte. Se poi va a scadenza e mi rimborsi in anticipo, vabbè, ho guadagnato su una parte della posizione, no? Piccoli guadagni, non è mai fallito nessuno. Se sui mercati arriva un po' di tempesta o anche su quel sottostante si crea un po' di volatilità e il prezzo del certificato diminuisce, beh, io ho delle altre, diciamo così, cartucce da parte che posso utilizzare per andare a. Quindi questo può essere un'altra soluzione da utilizzare, soprattutto per quei certificati magari che hanno scadenza 2023, 2024, 2025, no? Se cade ovviamente fra 6 mesi, forse non ha senso, però se ha date di scadenza un po' lontane, per cui ci può essere una cosa, ecco, che senz'altro può essere una soluzione da non scartare. Cristina mi chiedeva un pack. No, in realtà non intendevo un piano d'accumulo. Il piano d'accumulo sui certificati lo si potrebbe fare eventualmente con i tracker, gli open-end, quei certificati a capitale non protetto, che sono simili, non giuridicamente come struttura, ma come caratteristiche, se vogliamo, agli ETF, no? Cioè replicano passivamente un sottostante a cui sono collegati. Allora, in quel caso, sì, come si può fare un piano d'accumulo su fondi di investimento, su ETF, anche su quella tipologia di certificati. In questo caso, invece, io intendo un ingresso frazionato, che vuol dire definisco il capitale che voglio investire su un certificato, ad esempio, numeri a caso, giusto per 10.000 euro. Benissimo, invece di comprare subito 10.000 euro di controvalore di quel certificato, che cosa faccio? Ne compro, ad esempio, so, 5.000 euro di controvalore e altri 5.000 euro li tengo sul conto pronto a comprare se il certificato dovesse scendere, che so, 95, 94, quello che è. Questo è il concetto, che è diverso dal concetto di mediare, perché mediare vuol dire compro subito tutti i 10.000 euro che avevo nella testa. Poi, quando il titolo scende, ne compro degli altri. Ecco, quello è pericoloso perché fondamentalmente hai stabilito la quota da destinare. Una volta che l'hai investita, il sottostante diminuisce, quindi stai perdendo. Cosa fai? Incrementi la cosa, no? È come quello che gioca cos'è, all'otto, no? E insegue i ritardatari. 1 euro, poi 2 euro, poi 4, poi 8. Alla fine il numero non ha memoria e quindi non si ricorda che devo uscire, che ho ritardatario, ma la persona si ricorda che ha bruciato, no, i risparmi fondamentali. Quindi era ribasso, è pericoloso, frazionale è un concetto molto diverso. Ecco, questo è un aspetto da sottolineare. C'è Claudio, vedo che ci chiede se le cedole maturano anche se il certificato viene acquistato nel durante. La risposta è sì. Il certificato viene, scusatemi, la cedola viene incassata da chi ha il certificato in portafoglio in occasione della record date. Questo è un dato, faremo vedere la tabellina giovedì prossimo. Non funziona però come le obbligazioni, perché qualcuno magari che viene dai titoli di Stato al mercato obbligazionario è abituato al concetto di rateo, no? Che è la parte di cedola maturata ma non ancora staccata. Nel caso dei certificati il rateo non c'è, no? Funziona un po' con il meccanismo del dividendo delle azioni, per darvi un'idea, no? Il dividendo lo incassa chi possiede il titolo in portafoglio il giorno dello stacco. In questo caso non è il giorno dello stacco, è il giorno della record date, ma il concetto è assolutamente lo stesso. Ok, dimmi tu come vuoi procedere. Se vuoi facciamo al volo un altro ISIN, come sei comodo, oppure se vuoi magari, visto che sono già le 7 meno qualcosa, se vuoi ci ritagliamo due ISIN per giovedì prossimo, come sei comodo. Sì, volentieri. Vedevo appunto che no, tra l'altro non ci sono altre domande, quindi visto che abbiamo anche sforato, Gabriele, ci potremmo tenere meglio la spiegazione settimana prossima per la parte ESG e anche due ISIN, oltre appunto a approfondire tutti i temi, così abbiamo anche qualche cosa che magari nei mercati appunto si muovono e quindi settimana prossima potrebbe esserci qualcosa di diverso da segnalare. Perfetto, aggiudicato. Ottimo.
Allora, niente, io ringrazio te Gabriele, grazie mille per tutte le tue spiegazioni e per il tempo che ci hai voluto dedicare e ringrazio tutti quanti ovviamente le persone che sono state con noi. Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti abbiamo i contatti diciamo ufficiali al quale tra l'altro rispondiamo noi, vado velocemente sulle slide che vi riporto qui. Quindi numero verde, email e ovviamente il nostro sito sono i principali. Al numero verde rispondiamo direttamente noi. E Gabriele, non so se vuoi anche lasciare i tuoi, ma sono sicuro che la maggior parte di chi ci segue già ti conoscerà Beh, già bene. il sito è belleli.biz, mi trovate però se andate su Google e cercate Gabriele Belleli trovate tutti anche i miei social, sono attivo soprattutto su Facebook dove ho un gruppo chiuso ma a cui potete chiedere l'iscrizione, molto attivo, si chiama Gabriele Belleli, vabbè, cercate Gabriele Belleli su Facebook e trovate sia me che il gruppo e potete chiedere l'iscrizione, molto molto volentieri vi accolgo. Perfetto, grazie mille e buona serata. Grazie Gabriele. Grazie a te, buona serata a tutti.